non perdi tempo a lamentarti, ma ti preoccupi di andare incontro ai bisogni concreti con gioia e fiducia nella provvidenza, allora accadono cose meravigliose. Francesco commenta così quel che vede e ascolta al centro parrocchiale da Serafina, un quartiere periferico e disagiato di Lisbona. Ecco la visita di oggi a questa cittadella della carità che comprende un asilo nido, un centro giovanile, una casa di riposo per anziani e servizi di sostegno a famiglie bisognose. I poveri, si raccomanda Francesco, sono i preferiti di Dio, il tesoro della Chiesa. Ma ricordiamoci di non fare differenze, aggiunge, fra connazionali e stranieri, giovani e anziani, simpatici e antipatici. Aiuta Giberco è una casa che ha accolto in 25 anni 452 bambini abbandonati o a rischio, dando un'alternativa così anche a coppie tentate dall'aborto. L'associazione Accreditare invece sostiene i malati oncologici, i genitori di bambini stroncati dal cancro e le famiglie che abitano lontano dagli ospedali. L'amore non rende felici solo in cielo, ma già qui, in terra, è l'incoraggiamento che lascia Francesco. I gesti d'amore sono un dono anzitutto per chi li fa, perché quel che si accaparra per sé andrà perso. Quel che si dona invece per amore non andrà mai sprecato e sarà il nostro tesoro in cielo.